Parliamo di salto in lungo, una delle discipline sicuramente più spettacolari ed emozionanti dell'atletica leggera. L'obiettivo del salto in lungo, come dice poi la definizione stessa, è quello di saltare il più a lungo possibile. Nel salto in lungo abbiamo quattro fasi, tutte molto importanti: la rincorsa, lo stacco, il volo e l'atterraggio. La rincorsa è una delle fasi poi più importanti, che va sicuramente molto allenata e poi appunto calcolata esattamente. L'obiettivo della rincorsa è arrivare alla velocità massima proprio al momento dello stacco. Più è veloce un atleta, più sicuramente la rincorsa sarà lunga, e chiaramente più vogliamo saltare in lungo, più la velocità dell'atleta è sicuramente una componente molto importante. La velocità dell'atleta e la lunghezza del salto sono anche direttamente proporzionali. Per i professionisti, quelli che saltano diciamo da 7,80 m, 8 metri in su, la rincorsa solitamente è lunga dai 22 ai 24 passi. Come viene calcolato il salto? Il salto viene calcolato prendendo come riferimento il segno lasciato dall'atleta in sabbia più vicino alla linea dello stacco da qualsiasi parte dell'atleta. Una cosa molto importante è che la misurazione deve essere effettuata perpendicolarmente alla linea dello stacco. Quando un salto viene considerato nullo? Un salto viene considerato nullo se l'atleta tocca il terreno oltre la linea dello stacco con qualsiasi parte del corpo. L'atleta stacca al di fuori della corsia di rincorsa. L'atleta durante la caduta tocca il terreno al di fuori dell'area di caduta, in un punto più vicino alla linea di stacco della più vicina impronta lasciata dal salto nella zona di caduta. Oppure l'atleta, dopo aver completato il salto, ritorna verso la linea di stacco. O per ultimo, l'atleta usa una qualsiasi forma di salto mortale. Questo era quanto sul salto in lungo. Mi auguro di essere stato chiaro nelle mie spiegazioni. Se stai provando il salto in lungo, mi auguro che tu possa saltare il più a lungo possibile e che tu possa migliorarti. Con questo ti saluto, ti ringrazio, ti abbraccio e mi raccomando sempre a canna.